Attenzione, questa tier list è stata fatta per puro divertimento, ed in base al gusto personale di Zano, tutti i commenti sono in tono scherzoso, e assolutamente non offensivo o diffamante. Vediamo un po' best female singers. Questa potrebbe essere una roba simpatica. Se fa, innanzitutto, questa a cosa finale ci scrivi no. Qua ci scrivi me. Qui, se proprio devo. Qui, volentieri. Qui, a voglia. Qui, camminami sopra. Allora, ora, c'è Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Consideriamo anche un po' quella che è stata la sua carriera, quella che è stata la sua bellezza negli anni. E io te dirò, se proprio devo, a me non mi piace Jennifer Lopez. Non mi piace. Raga, volevo dirsi. No, non me, non sì. Come si toglie la... Respira uguale, camminami sopra. No, sì, no. Katy Perry. A voglia. Katy Perry è tra la voglia e il camminami sopra. Katy Perry è tra la voglia e camminami sopra, sì. Ariana Grande. A voglia. No, non camminami sopra. Ariana, a voglia. A voglia. Ah sì, il camminami sopra è per poche prescelte qui, sì. Non è coda ma a caso, sì. Coi piedi piccoli piccoli. Vabbè, allora camminami sopra, Wort. Lady Gaga. Me. Cioè, è carina, però no, non fa per me. Diciamo che col naso su e il naso mio giochiamo a scherma più che altro. Se gli va. E comunque, posso dire, rispetto per Lady Gaga, perché diciamo che ci avrebbe la possibilità di rifarselo il naso, ma non si vuole rifare. Ariana Grande intanto ritorna subito sua voglia. No, piedini, no, qui. Allora, Rihanna, camminami sopra, subito. Rihanna, camminami subito sopra, instant. Fammi pure male se c'è voglia. Distruggimi. Taylor Swift. Allora, Taylor Swift è bella. Come l'impressione Taylor Swift, boh, so come dirlo senza... volentieri, ma se proprio devo, capito? Volentieri, ma se proprio devo, capito che te voglio dire? Vabbè, volentieri, dai, volentieri. Però un po' posso mettere Jennifer Lopez sotto... A Taylor Swift, downgrade. Se proprio devo. Ma hai rotto il cazzo. Pink, no. Mi dispiace, Pink. No, non fai proprio al caso mio. Pink t'assomiglia già. Forse è per quello, in realtà, che mi farebbe un po' strano. Shakira, a voglia. Io Shakira la metto su camminami sopra. No, la metto sulla voglia. Mi dispiace. Per me, Rihanna, superiore Shakira. Camilla Gabello. Aspetta un attimo. No, aspetta. Volentieri. Vongole. Mamma mia, non mi parlate di vongole. Che mo' mi avete fatto venire voglia di vongole. Porco zio, porco. Allora, Dua Lipa, camminami sopra instant. Il fatto è che camminami sopra è pure riduttivo. Io vi farei vedere pure l'Instagram da qui, ma non posso. Cioè lì l'Instagram mi distrugge. Chi cazzo è Kelly Clarkson? No. Chi è? Cristina. Cristina Aguilera, però serve qualche footage. A forza di guardare Caressa stai prendendo le sue sembianze. Porco dio, Jennifer Lopez non si può vedere lì. Se dai il prime subito a Valorant, porco dio. Ha ragione. Ma mi hai rotto il cazzo. Jennifer Lopez. Se mai ricordavo male, dai. Volentieri. Prendi un più uno. Un più uno prende, dai. Un più uno se via. Miley Cyrus. Che versione? Raga, qui tocca scegliere la versione. Deve essere Baby, Mid o Prime. La versione del martello, no. La versione del martello è un no secco. Assolutamente un no secco, ragazzi. Il discorso è che dovremmo metterle un po' tutte insieme. Come sta messa, mo? Vabbè, te dirò. Se proprio devo, potrei accettare la situazione. Madonna. Ma il fatto è che Madonna, quando era buona, ero troppo piccolo per se gambe. Quello è il problema. Quindi non c'ho effettivamente ricordi legati a Madonna per quanto riguarda... Madonna sì, attualmente c'ha tipo 63 anni. Categoria Dennis Rodman. Se me pagano. Madonna, al momento va in me, vicino a Lady Gaga. Me ne frega un cazzo. T'accolli.
Per il momento sì. Britney Spears. Vabbè, ma voi scrivete a voglia su ogni donna che nomino. Dai, non mi piace per culo. No, 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 no. No, no, non mi piace. Non mi piace. No, 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 me. Non mi piace Britney Spears. No, no capping, sì. Sto a fare un po' il sommelier, però, cioè, allora, il discorso è questo. Allora, questa è una playlist da sommelier, perché sennò andrebbero tutte qua. Cioè, il problema è questo, fondamentalmente. Quindi, dobbiamo fare una roba da sommelier. Vabbè, anzi, Ciro ha tirato fuori la foto dell'anni 40, frate. Ciro ha tirato fuori la foto di Britney Spears nell'anni 40, porco due. Provo, dai, se proprio devo Britney Spears, te prendi in più uno. Cioè, poi sta... Vabbè. Allora, Kesha. Allora... Kesha ha un discorso molto... Kesha come All Might. Allora Kesha, se dobbiamo valutare i tempi di TikTok, io te direi a voglia. Se dobbiamo valutare i tempi attuali, te dico no. Quindi attualmente diventa... Cioè il fatto è che se... No, è troppo attuale sta cosa, sì. Cioè io la metto in me. Ma perché ragazzi non se può... Adesso è un no secco, senza giracce troppo intorno. Sei mezzo ricchiappato, oh. Sta meglio. Meglio di quell'altra foto che abbiamo visto e pareva Shrek, porco zio, andiamo. Kesha va in se proprio devo. Kesha va subito in se proprio devo. Se becca il più uno, paga carriera. Sì, ma madonna, su me che... No, vabbè, senti, metti acqua, va. Allora, Beyoncé. Sto tra la calpestata e la voglia supremo. La voglia. La voglia però è una voglia... Cioè la prima delle voglia, capito? Selena Gomez. Selena va a sua voglia per me. Madonna, guarda quanto è para sta cosa. Zarza o se va subito a fare sabba a Bobo TV. La metto in una voglia. Qua dietro va bene. Billie Eilish. Cioè... Billie Eilish. Questa è una decisione dura. Perché molte volte penso calpestami. Se proprio devo... Ma voi siete matti. Volentieri. No, Ariana Grande scende. È una delle cose più difficili che io abbia mai fatto, questa tier list, ragazzi. Il problema è che c'è. Così ci avrebbe senso, capito? No, Ariana Grande scende. Katy Perry sale. Billie Eilish. Qua. No, frate, sto diventa stupido. Frate, perché mi sono incartato in questa situazione? È troppo difficile, il camminami sopra la voglia è tipo troppo difficile da gestire. Fixiamo alla fine. Nicki Minaj, se proprio devo. Sanno Cassano. Oh, io se proprio devo. Plastica Simulator. E sti cazzi. Buona la plastica. Adele. Io ti dirò che comunque è migliorata una cifra. Aspetta. Mo c'ha più senso. Avril Lavigne. Sto a fatica. Mi fa male la testa, mi fa male, raga, mi fa male il cervello, mi fa male. Questa è una delle tier list più difficili che abbiamo mai fatto. È quasi più difficile di quella del pallone, dei cantanti. Amo. Mi serve una mano. Sto facendo una tier list. Perry così in altro, no? Perché no? Non so gusti tuoi. Non sei così in basso, no? Così in basso, è la prima della voglia. Sei d'accordo con questa tier list? No. Dimmi che cos'è che non ti piace di questa tier list. Le prime tre sono tutte da spostare almeno di un gradino in giù. Vabbè, allora Dua Lipa no, se non ci cammina sopra. Per me su camminami sopra ci starebbe Beyoncé. Ok. That's it. Capito, è la stessa cosa che penso io quando vedo Dua Lipa. Cioè per me Dua Lipa è camminami sopra, punto. Poi le altre sto a faticare, è proprio difficile. Ma in avoglia ci metterei Selena Gomez. Ok. Cristina Aguilera. J-Lo. Ma te sei Adele. Adele in avoglia. Sì. Però è per me la donna. Vabbè, me la voglia. Cioè scusa, ma sta a vedere chi ci sta. Madonna, poteva stare in stater list 10 anni fa. Ma per quello, sai? Allora io ho detto, io non c'ho nessuna, cioè a livello di bellezza. Cioè io ero quando Madonna era buona, io non ero manco nato, non mi tiravo manco le seghe. Quindi non c'ho nessun ricordo legato a Madonna come bellissima. Quindi l'ho messa lì per rispetto, perché sennò l'avrei messa in no. Come Kesha. Kesha d'altronde era buona ai inizi. Comunque zitto, io questa metterei una voglia. No. Avril Lavigne volentieri. Avril Lavigne sta maggestia adesso, sto un po' a scervellarmi. Cazzo, lei da metto. Che... Ma non invecchia. Cioè, lei come la vedi in questa foto? Sono passati 20 anni. Sta squel, è rimasta. Dove la metto io questa? Volentieri, la metto.
Cardi B si è proprio devo. Sì, esatto. Allora, Cardi B e Nicki Minaj vanno bene insieme, che tanto sono simili effettivamente. Se proprio ma devo. Lo stesso stile, la stessa attitude più o meno. C'è Doja Cat, quello l'avrei messo. Doja Cat mezzo Doja Cat cammina. Doja Cat, regà, cammina me sopra, siamo d'accordo tutti o no? Con Doja Cat cammina me sopra. Siamo d'accordo, dai. Comunque, Avril Lavigne volentieri. Avril Lavigne che anzi, Avril Lavigne volentieri ci posso sta, mezzo ci posso sta, però qui va fixata la cammina me sopra, me trigger, Katy Perry, Rihanna, Dua Lipa, Dua Lipa non sta allo livello loro. Allora, capisco il tuo Dua Lipa. Rihanna e Katy Perry di sopra non c'entra veramente un cazzo. Vabbè, Katy Perry me ce le so tirate, eh. Sì, vabbè, ma non così tanto da camminare sopra. Basta, cioè, lei sono le prime zinne che valutavo e dicevo wow, oh mio Dio, queste sono tette? Due punti. Cioè, non avevi mai visto delle tette in vita tua prima di Katy Perry? Eh sì, è 2006, no, 2008 lei è uscita. No, allora no, non so le prime tette che ho visto. Le prime tette che ho visto sono quella da High School Music. Vanessa Hudgens. Nudes di Vanessa Hudgens mandati sul Nokia N73 sì, con Bluetooth. Sì, sì. E roba che non si vedeva niente, perché lei le tette non ce l'aveva e c'era solo il pelo. Si vedeva solo il pelo e il ginocchio nudo. E noi stavamo tutti tipo... Oh my god. Un ginocchio. Poi magari erano pure fake. E non lo sapremo mai però, ragazzi. Katy Perry la rimettiamo sua voglia e stiamo tranquilli. Beyoncé scala. Sì. Beyoncé scala la classifica. Io vi dirò, io mi faccio carpesta pure da Billie Eilish, raga. Anzi, con quei ne... No, io mi faccio carpesta da Billie, con quei ne mi può dire pure che la terra è piatta, mi va bene. Mi dispiace, ragazzi. Ma un giorno famo pure quello con l'Omini con te, eh. Quello con l'Omini è duro, eh. Ma cantanti, sempre. Possiamo fare quello che ci pare. Quello con l'Omini siamo tutti in disaccordo noi, con quello con l'Omini, eh. Oh, senti, regà, per me questa è definitiva. No, basta Britney Spears. No. Se c'ho qualche ripensamento durante la monopolata ve lo faccio sapere. Però io per ora è questa. Britney Spears alzerei Miley Cyrus. Sì, però Dua Lipa, ragazzi, qui. Cioè, il discorso è che Dua Lipa va qua. Tra tutta sta gente Dua Lipa è proprio la più brutta qua in mezzo, veramente. Out. No, mi dispiace. Io queste cose nella mia stream non le voglio sentire. Non le voglio sentire queste cose nella mia stream. Guarda, me l'hanno scritto pure come prima cantante, in chat. Cantante, come bellezza, come performance, come presenza scenica. Regà. Amo, ma te pare che a noi ce ne frega qualche cazzo dalla performance dei Dua Lipa a cantare? Io la sto giudicando come artista. Porco due, noi andiamo là, ciao Darwin. Ciao Darwin col cannocchiale. Guarda, hai tirato fuori tutti quelli Dua che si stavano a nascondere. Guarda quanti ratti. Io parlo per il popolo. Guarda quanti ratti che si stanno nascondendo, che non c'avevano paura a dire della roba di Dua Lipa. Mo li banno tutti. Mo vi faccio volare tutti. Brutti maniaci, vi faccio volare. Vado a giocare a Monopoli, basta. Ho deciso.